Abbiamo parlato tanto di vetri naturali come fonte di silice nella genesi dei diaspori delle agate, e che vorrei qua fare un discorso su quelli che sono i vetri vulcanici, che sono i materiali più diffusi, più comuni come sorgenti di silice in soluzione. E in particolare parleremo delle ossidiane. Ecco, innanzitutto facciamo una breve digressione su quali sono i principali gruppi di vetri naturali, perlomeno i più importanti. I vetri naturali si possono ricondurre a tre gruppi fondamentali a seconda del meccanismo di formazione. I vetri vulcanici sono lave raffreddate abbastanza velocemente, da non cristallizzare. Queste lave vetrose sono in genere lave riolitiche, sono abbastanza viscose e hanno bassa temperatura di fusione, per cui diciamo che raffreddano rapidamente e non hanno tempo di cristallizzare. Le ossidiane sono i vetri vulcanici non vescicolati, mentre i vetri vulcanici vescicolati si chiamano pomici e costituiscono i tuffi, sono in genere frammentate, mentre di ossidiane possiamo avere delle vere e proprie colate. In realtà tutte le lave hanno una componente vetrosa e questa componente si trova nella pasta di fondo, cioè è quella parte che non è cristallina. Questi sono i fenocristalli, e la parte nera in questa foto è costituita da microcristalli e vetro, una parte è vetrosa. Altri vetri sono i vetri di impatto meteorici, le tektiti sono non vescicolate come le ossidiane, mentre le impattiti sono vescicolati. Le tektiti sono corpi che dopo l'impatto di un corpo celeste hanno viaggiato, sono state lanciate, quindi hanno delle forme, diciamo così, aerodinamiche, mentre le impattiti sono rimaste nel cratere e sono in genere blocchi di maggiori dimensioni, informi e in genere molto vescicolate. Un materiale simile all'impattiti è quello delle fulgoriti, che sono rappresentate da tubini piccolini di materiale fuso durante l'impatto di un fulmine. Le fulgoriti non hanno nessun interesse se non un interesse scientifico, mentre da un punto di vista ornamentale, per poter essere lavorati, gli unici due materiali che danno qualche materiale, diciamo, da taglio sono le ossidiane e le tektiti. Nonostante tutto, tutti questi materiali sono delle possibili fonti di silice. Direi che senza dubbio la prima fonte di silice è data dai tuffi, perché il fatto che siano vescicolati, e spesso i tuffi sono molto microframmentati, quindi sono costituiti dai gusci delle bolle, delle vescicole, queste spicole si chiamano, questi piccoli frammenti di vetro sono facilissimi da disciogliere in acqua e quindi sono una delle migliori fonti di silice. Ecco, vediamo come si dividono i vetri vulcanici. Abbiamo detto che la pasta di fondo è un costituente base di tutte le lave, soprattutto quando parliamo di lave riolitiche. È una sorgente trascurabile di silice, anche se alcuni processi di argillificazione e di alterazione delle lave produce silice. I tuffi più utili, diciamo, per la produzione di silice sono costituiti da alcuni apparati vulcanici in genere che hanno subito calderizzazione, cioè che hanno un grosso buco al centro, come può essere la famosa isola di Santorini, che è una caldera di 8 km di diametro. Questi sono i depositi della caldera di Santorini, e siamo un pacco di tuffi dello spessore di 30, 40, 50 metri, e questo è una formidabile sorgente di silice, perché tutte le acque che percolano questi tuffi, che sono fatti di spicole, come vediamo, si caricano di silice, che poi vanno a depositare in altre zone limitrofe. Tutte le zone del nord-ovest degli Stati Uniti e del Messico sono molto ricche di questo tipo di depositi, che sono in ognuna di queste zone associati a caldere e associati a una grande varietà di depositi di diaspori e di agate. Le pomici, come sappiamo, sono queste lave vescicolate che galleggiano. Al contrario, le ossidiane sono lo stesso materiale, cioè spesso sono associate nelle stesse eruzioni, però per qualche ragione non hanno vescicole. Queste sono molto importanti come precursore di diaspori. Abbiamo visto che si altrano, devitrificano e creano i diaspori riolitici.
e quindi sono una sorgente diretta per la formazione di diaspori, ma sono anche usate esse stesse come pietre ornamentali perché, essendo vetrose, sono suscettibili al taglio e all'ossidatura. Tutti questi materiali più abbondantemente produttori di silice sono riolitici, abbiamo detto, nonostante esiste una pomice basaltica, si chiama reticolite, viene, che io sappia, da un posto solo, dal vulcano Mauna Loa, alle Hawaii, ed è effettivamente una pomice basaltica. Questa pomice non galleggia perché le vescicole, essendo meno viscose, creano una struttura a nido d'ape, perché ha tutte le bolle, diciamo, spezzate, cioè sono collegate solo da dei tubicini, quindi l'acqua entra. Quindi non è solo la leggerezza a rendere la pomice galleggiante, ma anche il fatto che le vescicole abbiano delle superfici resistenti e complete, per cui l'acqua non può penetrare. Quindi la porosità della pomice, nonostante i buchi, è bassa, se no non galleggerebbe. Ecco, le ossidiane, andiamo a vedere quelle ossidiane che hanno delle, diciamo, delle caratteristiche per cui sono usate direttamente come materiale da taglio. Di ossidiane alterate di diaspri abbiamo già parlato nei capitoli di diaspri. Come si formano le ossidiane? Le ossidiane si formano a partire da un magma riolitico sovrarriscaldato. Questa è l'unica maniera per cui la cristallizzazione viene inibita e viene forzato il degassamento. La parte gassosa della camera magmatica si concentra nella parte alta della camera magmatica, quindi durante un'eruzione, all'inizio del drenaggio, i primi depositi sono costituiti da pomici. E mano a mano che cominciamo a drenare le parti inferiori della camera magmatica, troviamo questo magma sopra-riscaldato, per cui è un magma completamente degassato. Questo avviene in aree a vulcanismo bimodale, dove nelle zone di Arco, di Basin Range, Arco, stiamo parlando di zone tipo l'arco delle Cicladi in Grecia, dove sta Santorini, l'isola che abbiamo visto prima, o i Basin Range, che è una zona di distensione e compressione, che è l'ovest degli Stati Uniti, dove ci sono molte caldere e molti vulcani di questo tipo. C'è associazione fra magmi basaltici e magmi riolitici. I magmi basaltici sono più caldi, quando un magma basaltico si trova vicino, associato a un magma riolitico, lo sovrarriscalda, per cui un magma riolitico che può avere 400 gradi diventa un magma a 800 gradi, 1000 gradi, e a questo punto degassa completamente. Questa è l'unica ragione per cui possiamo avere la formazione di un'ossidiana e non di una riolite normale, perché altrimenti a temperatura normale la riolite è un magma molto viscoso e tende a cristallizzare perlomeno in parte. Per capirci, stiamo parlando di magmi che, se cristallizzassero in profondità, cioè la camera magmatica che ha prodotto l'ossidiana e le pomici, quando si raffredda in profondità, dà luogo a un granito, a un piccolo plutone granitico. I grandi plutoni granitici hanno un'origine un po' diversa, però, per capirci, se fondiamo un granito e lo raffreddiamo rapidamente, avremo un'ossidiana. Ecco, le ossidiane hanno pattern, dei disegni, che possono essere basicamente primari o secondari. I primari sono dovuti alle linee di flusso della lava, oppure a degli effetti ottici che si presentano sulle superfici di scivolamento. E le linee fluidali si manifestano quando la lava ha dei colori misti. Ci possono essere delle ossidiane che non sono completamente nere, possono essere, a seconda della percentuale di ferro, possono essere più rosse o più tendenti al trasparente, perché se in presenza di pochissimo ferro la lava è praticamente trasparente, per cui se associamo delle zone a differente colore si notano le linee di flusso della messa in posto di questa lava. E quindi vediamo queste convoluzioni, che sono convoluzioni primarie, cioè che si formano durante il flusso della lava.
Ecco, quando ci avviciniamo ai momenti del raffreddamento, cioè nelle parti finali della messa in posto della colata, si creano delle superfici di stress, cioè durante il raffreddamento si continua a spingere da dietro, la lava continua a muoversi in una certa parte, in una certa proporzione, per cui si creano queste superfici di shear, di taglio. Sulle superfici di taglio si può creare una piccola vescicolazione secondaria e queste vescicole sono spesso isorientate, per cui danno dei riflessi. Questi sono dei pattern primari. Pattern secondari sono, come abbiamo già visto, la devetrificazione sferulitica. Abbiamo visto che le ossidiane che i vetri sono materiali instabili in natura, tendono a devetrificare, cioè tendono a reagire con gli alcali, con la reazione alcali-silice, e creano le sferulite. Quindi si idrata il vetro e crea queste strutture sferulitiche. Ecco, questo è un esempio di una colata di ossidiana. Abbiamo detto prima che le fasi iniziali dell'eruzione danno dei tuffi, che sono questo piccolo cono in genere di pomici. Questo è il caso dell'isola di Lipari, una colata del 1230 d.C. È stata vista e descritta da alcuni testimoni, per cui si conosce molto bene questo evento. Ha dato un cono di pomici molto bello, perfettamente formato, alla fine della colata, alla fine dell'eruzione, si ha la messa in posto di questa colata. Questa colata spinge nelle fa fasi finali, soprattutto nelle zone più distali della colata, si formano delle strutture di compressione, di scivolamento, di shear, quelle che abbiamo visto prima, per cui è qui dove le zone si trovano maggiormente questi fenomeni ottici sulle superfici dell'ossidiana. E i luoghi dell'ossidiana sono basicamente tre all'interno del deposito dell'eruzione. La colata, che è il corpo principale, in realtà non è fatto completamente di ossidiana, perché durante il raffreddamento le parti interne restano calde per un tempo più lungo, e quindi può succedere che il raffreddamento duri decenni o anche secoli. Se le lave sono spesse, un corpo lavico può mantenere il calore per migliaia di anni, e quindi la parte interna tende a cristallizzare, perlomeno in parte. Quindi abbiamo ossidiana sui bordi della colata e soprattutto sul fronte. Poi abbiamo ossidiana sui bordi del condotto, che è un'ossidiana in genere di qualità migliore, perché non ha subito il flow, non ha subito l'effetto di colata, quindi è più compatta e non ha bollicine come quelle che si formano durante lo shearing, durante la formazione delle faglie della compressione. Però può succedere anche che questi blocchi vengano strappati dal condotto, soprattutto nelle fasi iniziali, quando ancora la colata non aveva cominciato a formarsi per completo, e ci possono essere delle stasi dell'eruzione che formano dei dicchi, diciamo delle croste di ossidiana sul bordo del condotto, e poi delle riattivazioni dell'attività che strappano queste porzioni di ossidiana sul bordo del condotto e li depositano all'interno di tuffi. Questi blocchi all'interno di tuffi sono blocchi di un'ossidiana purissima, perfettissima, assolutamente priva di strutture interne, di vescicole e di fratture, diciamo. Quindi, per esempio, a Lipari i blocchi più belli vengono appunto dai tuffi, mentre dalla colata si trovano un sacco di varietà di ossidiane dai colori e dalle forme diverse. Questo è un altro caso di una colata di ossidiana dell'Oregon, che è un paese famosissimo per le sue ossidiane. Ecco, essendo una lava, l'ossidiana mostra strutture fluidali. Questo è il fronte della colata. Vediamo che si spezza la colata a blocchi, e le strutture fluidali, che originariamente devono essere più o meno orizzontali, vengono a formare delle convoluzioni, si spezza e spesso si verticalizzano.
Le ossidiane sono generalmente nere a causa della presenza di ferro sotto forma di magnetite. Se invece il ferro è molto ossidato, si presenta come ematite e allora avremo un'ossidiana rossastra, si chiama ossidiana mogano. Quindi questa è l'ossidiana più comune, però in alcuni giacimenti avremo delle ossidiane di questo tipo. Se c'è poco ossigeno, questo ossidiana, il ferro, diventa verde e l'ossidiana può essere un po' verdastra. Tuttavia il colore non è mai vivace e l'ossidiana verdastra in realtà è un'ossidiana nera con un leggero riflesso verdastro. Tutti i materiali che si trovano in commercio, dai colori vivaci, venduti come ossidiane rosse, verdi, blu, eccetera, che ho trovato addirittura in libri di testo di vulcanologia, sono falsi, sono vetri sintetici, sono falsi. Non esistono in natura ossidiane colorate con colori vivaci. Vedremo qui gli esempi delle ossidiane più belle, più impattanti, e vedremo che non c'è niente che raggiunga neanche minimamente questi colori. Ecco, nei pattern primari, il pattern basico è quello delle linee di flusso, come abbiamo detto. Questo in gergo, in America, si chiama flow obsidian, cioè una ossidiana con linee di flusso. Queste linee di flusso si evidenziano quando ci sono due colori, abbiamo detto, per cui possiamo avere un materiale che si chiama black and white, o midnight, o altri nomi, a seconda dei colori che sono coinvolti. E anche l'ossidiana mogano, cioè quella rossa, può dare queste flow obsidian. Quando i flow sono di due colori, si chiama two flow o three flow obsidian. Ecco, l'ossidiana mahagoni o mogano in italiano è un'ossidiana, come abbiamo visto, molto ricca in ferro ossidato e quindi ha questa componente rossa, anche se completamente rossa non è mai. E la presenza di rosso fa sì che si vedano meglio le porzioni, le strutture dell'ossidiana, per cui possiamo vedere delle lave dell'ossidiana brecciato, dell'ossidiana fluidale, e quando nel caso che queste strutture fossero in una lava completamente nera, normalmente non vedremmo differenze fra i due colori, come si vede qui. Quindi le ossidiane mogano hanno moltissime varietà di forme e di colori a seconda della struttura interna dell'ossidiana. In genere tutte queste strutture sono strutture primarie o comunque delle fasi terminali della messa in posto della colata, quindi strutture di flusso e strutture di brecciazione. Ecco, altri tipi di breccia sono questi, dove il vetro che sta fra i clasti della breccia ha un colore diverso. Questa si chiama Spider Web Obsidian e viene dal Messico ed è piuttosto bella. Però anche in questo caso è una struttura come quella del mogano, cioè una breccia primaria, quindi non avremo mai una colata costituita da questa, ma piccole porzioni di colata che hanno subito delle frammentazioni durante la messa in posto, per cui c'era ancora sufficiente calore per risaldare rapidamente le porzioni fra i clasti. Ecco, ossidiane laminate esistono, queste sono laminazioni primarie dovute al flusso, però le variazioni cromatiche possono essere secondarie. Questa ossidiana è stata alterata e ha preferito l'alterazione su certi piani piuttosto che altri, probabilmente la composizione è leggermente diversa e quindi diciamo che comincia la sua trasformazione in diaspro lungo delle lamine preferenti. Ecco, passiamo agli effetti ottici. Gli effetti ottici delle ossidiane, alcuni sono veramente spettacolari, forse il più classico è il Silver Sheen, sarebbe il riflesso argentato, quindi l'ossidiana argentata in questo caso, e questa è tipica di alcuni giacimenti dell'Oregon, della California e del Messico, come quasi tutte le ossidiane da taglio. Probabilmente esistono ossidiane in tutto il mondo, ma la tradizione di raccoglierle e tagliarle è qualcosa di tipicamente americano. Gli antichi Maya usavano l'ossidiana nera e fra l'Oregon e
e la California ci sono centinaia di giacimenti di ossidiana bellissima che vale, sono materiali splendidi che costano molto poco e in alcuni campioni possono essere veramente stupendi. Vediamo qui che ci sono dei piani, più piani, anche in questo caso si vede il banding, il flow, e questi piani sono tutti intrisi di bollicine tutte allungate. Ecco, le flow obsidian possono avere sheen, cioè questo riflesso anche dorato, e si chiama così la Golden Sheen Obsidian. Questa è già un'ossidiana un po' pregiata, che comincia a essere più rara perché pochi blocchi nel deposito offrono dei riflessi dorati così spettacolari come in questi campioni. Questo è un tipico campione del Messico, dove c'è una colossale miniera, la miniera La Revoltosa, che sta dando delle ossidiane spettacolari, e questi sono i campioni dello Utah. E i colori di questi riflessi possono essere di tutti i colori. Il più classico è il Pink Lady della California, credo che tutti questi campioni siano della California. Scusate, oppala. Questo si chiama Pink Lady, poi c'è il Green Shine e il Blue Shine. Questi riflessi in genere sono dei colori poco accentuati, si vedono bene solo con una luce solare molto forte o sotto delle lampade alogene molto forte, e a luce normale questi campioni sono abbastanza più brutti che in queste foto. Quindi non pensate di trovare realmente delle ossidiane viola, questa ossidiana è nera, ma prende questo riflesso violaceo in un angolo, quindi dà questo riflesso molto bello. Comunque campioni a questo livello sono piuttosto rari e vengono da pochissimi giacimenti. Questo in California è un altro paio di giacimenti nell'Oregon. Invece l'ossidiana Rainbow contiene tutti i colori allineati a bande. L'ossidiana Rainbow viene dalla miniera La Revoltosa e può raggiungere dei livelli di bellezza spettacolare. Questa è sicuramente l'ossidiana più bella che esiste, e in realtà anche questa ossidiana è nera, cioè prende colore solo sul riflesso, come può essere, che ne so, la labradorite, che diventa molto bella solo in un angolo, ma nella maggior parte dei casi la vedi un po' più nera. Nonostante tutto, questo materiale da un punto di vista estetico è impattante. E diciamo che si trova in vari giacimenti, ma di questa qualità solo in Messico. Ecco, sempre dallo stesso giacimento c'è l'ossidiana Velvet. L'ossidiana Velvet sarebbe l'ossidiana velluto, manifesta gli stessi variazioni cromatiche che abbiamo visto prima, però in una porzione di lava dove il riflusso ha dato delle convoluzioni e del flow più diciamo convoluto. Anche l'ossidiana Velvet raggiunge dei livelli di spettacolarità molto alti. Poi esiste la più cara e la più rara di tutte le agate, che è la Fire Obsidian. Non è agate, l'ossidiana di fuoco. Praticamente l'ossidiana di fuoco si trova in un solo giacimento a Glass Butte nell'Oregon, che è un deposito di ossidiana molto grande, in determinate zone del giacimento, ed è rarissima perché si manifesta lungo un solo piano di frattura. Sono delle fratture all'interno dell'ossidiana in blocchi in genere di piccole dimensioni, e queste fratture hanno creato la possibilità di cristallizzare dei piccoli cristalli di magnetite. Questa magnetite ha delle dimensioni giuste per la rifrazione della luce, per cui dà questi riflessi di rifrazione di un colore molto vivace. Siccome il colore si manifesta come riflesso e solo lungo questo piano, bisogna lavorare il grezzo andando a cercare questa frattura, che in genere ha delle forme concoide abbastanza complesse, e creare delle pietre con la forma, con la curvatura della frattura. In genere vengono di bella qualità pietre molto piccole, stiamo parlando di pochi carati, e
campione di un centimetro già è qualcosa di estremamente costoso. Però l'effetto è molto bello e le quotazioni di questi campioni possono essere anche veramente molto alte. Ecco, questo è un campione dove si possono vedere a vista d'occhio dei microcristalli di ematite. E questo è un'ossidiana shine, come quelle che abbiamo visto sopra, però dove i cristalli sono un pelino più grandi, e vediamo qual è proprio la fonte di questo riflesso di colore. Ecco, nei pattern secondari invece parliamo dei processi di vetrificazione sferulitica e quindi entriamo già nel mondo dei processi secondari. La lava si è già messa in posto, in genere si parla di ossidiane neri in questi casi, e però le vescicole, le sferuliti, formano queste strutture circolari all'interno dell'ossidiana che in certi casi possono essere gradevoli. Questo è un campione di queste sferulite che hanno ricristallizzato con queste forme a geodina e per rendere chiaro che in certi punti si manifesta la reazione alcalisilice, la reazione ha inizio dove si trova un eccesso di alcali nel vetro, quindi può essere una zona che ha fuso un felspato o un punto dove c'è un microcristallino di felspato relitto In quel punto si forma la reazione alcalisilice, il vetro si dissolve e produce un colloide. Questo colloide forma una massa sferoidale, la sferulite. Dopodiché, al ricristallizzare, la sferulite può ricristallizzare come cristobalite, come in questo caso, o come felspato in altri casi. Ecco, questa è la tipica ossidiana. Più famosa ossidiana con sferuliti è la Snowflake Obsidian, viene tipicamente dallo Utah, ma si trova anche in Messico. Snowflake, fiocco di neve in italiano. Quindi questi sferuliti di cristobalite possono essere di grandi dimensioni, quindi avere delle belle strutture fatte così a fiocchetto, oppure essere piccolini e più fitte come quest'altra, entrambi hanno un attrattivo. In genere queste sferuliti sono bianche, possono essere anche piccolissime le sferuliti, pochissimo strutturate e possono avere una struttura interna più o meno gradevole come questo campione della California o questa bella ossidiana cosmica che viene da Lipari, che viene tagliata in diverse forme molto così gradevoli sia per gioielleria che per collezionismo. Ecco, un altro tipo di sferuliti è queste flower obsidian, ossidiana fiore o fuochi d'artificio, firework, a seconda dei dealer. In questo caso le sferuliti sono poco strutturate, hanno una struttura dendritica, che è la struttura primaria di alcuni tipi di vetrificazione di alcune ossidiane. Questo tipo di ossidiana può avere i fiori bianchi, come in questa zona, ma i fiori possono diventare localmente più rossastri ed essere molto più gradevoli. Ecco, un'ossidiana molto strana è questa ossidiana Peanuts, ossidiana nocciolina. Questa ossidiana si trova in una località in Messico, presso Alamos, ed è un deposito che è stato estinto rapidamente e si vede pochissimo sul mercato. Mentre quest'altro campione è di provenienza sconosciuta, non so esattamente da dove viene, però questo ha delle sferuliti molto piccole, mentre questo campione ha delle sferuliti oltre il centimetro. Queste sferuliti sono radiali, fibrose radiali, e sono costituite da felspato, non da cristobalite, per questo sono rosse, per l'ematite che entra nel felspato. Quindi il fenomeno è lo stesso dei campioni precedenti, cioè la reazione alcalisilice che forma, diciamo, una sferulite di colloide, però poi dopo la cristallizzazione, a seconda della composizione primaria dell'ossidiana, se c'era molto potassio è più facile che cristallizzi il felspato piuttosto che la cristobalite. Quindi la presenza di una ossidiana alcalina può essere una causa della formazione di una ossidiana Pinus o un'ossidiana fioco di neve.
Ecco, questo è un altro tipo di sferulite simile ai precedenti, si chiama Starry Night, cioè notte stellata, e ha dei pattern misti di vari colori. Ecco, vediamo qui un concetto che abbiamo già visto studiando i diaspori, che sono i diversi passaggi della divetrificazione delle ossidiane. Abbiamo visto che il passaggio più basico è quello, cioè il fenomeno più basico è quello della dissoluzione del vetro per pattern dendritico, e l'abbiamo visto nelle ossidiane firework o flower, che hanno un corrispondente in alcuni diaspori con strutture molto simili. Quindi diciamo che alcuni diaspori che sono messi qui sulla destra manifestano, diciamo, dei pattern uguali alle ossidiane, quindi sarebbero come delle ossidiane fossili, diasprizzate, silicizzate. Ecco, le sferulite possono essere piccoline e cerchiate, come il diaspro Leo Paskin, oppure queste sferulite possono aver cresciuto, cioè dopo aver disciolto in maniera dendritica il vetro, possono crescere, espandersi a cicli successivi, come in questo caso, quindi cominciare a strutturarsi. In questo caso la dissoluzione del vetro si manifesta lungo le linee di flusso, che in questo caso erano così più o meno inclinate verso sinistra, allo stesso modo che sono inclinate verso sinistra in questo diaspro rainforest. Quindi diciamo che la reazione alcale silice approfitta delle linee di flusso per entrare e diciamo, entrare nella porosità della lava e comincia ad alterare, a disciogliere il vetro in queste direzioni. E nel caso dell'ossidiana Pinus, anche qui abbiamo un corrispondente di un diaspro, sono due casi divisi dalla presenza di potassio nel caso dell'ossidiana Pinus. Questo è il diagramma della silice, vediamo che la cristobalite è una fase di alta temperatura, per cui non ha niente a che vedere con quello che realmente abbiamo qui. Ma noi sappiamo che l'opale CT è un opale che ha molte somiglianze con la cristobalite, che si trova in questa zona qui, che è la temperatura in cui si formano queste ossidiane. Qui la cristobalite è un minerale stabile solo oltre 1400 gradi, e queste lave non hanno mai visto 1400 gradi in vita loro. Quindi il colloide si indurisce sotto forma di opale, e in qualche maniera questo opale ha una struttura molto simile a quella della cristobalite. Ecco, quindi il processo per cui l'ossidiana, diciamo, si trasforma in un diaspro, che l'abbiamo già visto studiando i diaspri, ma lo ripetiamo qui per far capire un po' i materiali da taglio si trovano qui nel mezzo. L'ossidiana nasce nera, devitrificando crea le sferuliti, che sono comunque allineate lungo le linee di flusso della lava, e sia le allineazioni sia le sferulite si ritrovano fossilizzate in diaspri orbicolari, come il diaspro oceano. Quindi, mentre i diaspri li abbiamo già visti, qui abbiamo analizzato le ossidiane, che sono dei termini di passaggio. Diciamo che tutti questi campioni sono destinati, tardi o temprano, a trasformarsi o in diaspri o essere disciolti in qualche altro materiale, ma comunque un'ossidiana da un punto di vista geologico a vita breve. Credo che le ossidiane più antiche abbiano 30-40 milioni di anni, e è molto difficile che duri più tempo, soprattutto le ossidiane non devitrificate come queste. Ecco qui alcuni esempi di ossidiane che si sono trasformate in diaspri. Questi sono due giacimenti diversi, però vediamo che le strutture, i disegni, i colori sono esattamente gli stessi in questo diaspro di come erano in questo ossidiano. Questo è un diaspro firework che assomiglia moltissimo a questa ossidiana firework. Anche questi sono due materiali del Messico, ma di due giacimenti completamente diversi. Ecco, questo è un diaspro Leo Paskin, un celebre diaspro del Messico, mentre questa è un'ossidiana perlitica, cioè un'ossidiana che è venuta a contatto con l'acqua, in questo caso l'acqua di mare, è stata eruttata in un ambiente sottomarino, e si creano queste strutture perlitiche, cioè c'è un quenching, un raffreddamento rapido
dei clasti fratturati dell'ossidiana e sul bordo si crea una specie di straterello di materiale palagonitizzato, cioè un processo di alterazione precoce della lava ad alta temperatura, e questa è una struttura tipica delle perliti che vediamo riprodotta fedelmente in questo diaspro Leopard skin, che in questi frammenti più piccoli ha questi cerchi attorno alle prime sferuliti. Ecco, questo è quanto. Ho elencato qui le ossidiane fra le più strane e le più belle che esistono sul pianeta. Sicuramente me ne è scappata qualcuna, però se trovate sul mercato dei materiali dall'aspetto molto sgargiante, dai colori incredibili, molto trasparenti, si tratta di un falso. Quindi, se non è una di queste, molto probabilmente non esiste.